Quando incontri qualcuno e questo qualcuno fa fermare il tuo cuore per alcuni secondi, fai attenzione. Può essere la persona più importante della tua vita. Se gli occhi si incrociano e in quel momento c'è la stessa luce intensa tra loro, stai in allerta. Può essere la persona che stai aspettando dal giorno in cui sei nato. Se il tocco del labbro è stato intenso, se il bacio è stato appassionante e gli occhi si sono riempiti d'acqua in quel momento, rifletti. C'è qualcosa di magico tra voi. Se il primo e l'ultimo pensiero del giorno è per quella persona, se il desiderio di stare insieme arriva a stringerti il cuore, ringrazia. Dio ti ha mandato un dono divino, l'amore. Se un giorno doveste chiedere perdono l'uno all'altro, per qualche motivo, e in cambio ricevere un abbraccio, un sorriso, una carezza sui capelli, e i gesti varranno più di 1000 parole, arrenditi, voi siete fatti l'uno per l'altro. Se per qualche motivo fosse triste, se la vita ti avesse inflitto un colpo e l'altra persona soffrisse il tuo dolore, piangesse le tue lacrime e le asciugasse con affetto, che cosa meravigliosa! Tu potrai contare su di lei in qualsiasi momento della tua vita. Se riesci col pensiero a sentire l'odore della persona come se lei si trovasse lì, al tuo fianco, se la trovi meravigliosamente bella, anche quando indossa un vecchio pigiama, ciabatte infradito e ha i capelli arruffati. Se non riesci a lavorare per tutto il giorno, emozionato per l'appuntamento che avete quella sera, se non riesci a immaginare, in nessun modo, un futuro senza quella persona al tuo fianco. Se hai la certezza che la vedrai invecchiare, e anche così sei convinto che continuerai ad essere pazzo di lei. Se preferiresti morire prima di vedere l'altra andarsene, è l'amore che è entrato nella tua vita. È un dono. Molte persone si innamorano molte volte nella vita, ma poche amano o trovano un amore vero. O a volte lo incontrano, e non prestando attenzione a questi segnali, lo lasciano passare, senza lasciarlo accadere veramente. È il libero arbitrio. Per questo, presta attenzione ai segnali. Non lasciare che le follie del quotidiano ti rendano cieco alla miglior cosa della vita, l'amore. Quello che è sincero non cambia mai.